Iniziativa umanitaria Fiabe per Sumi di Mariella Buono di San Cataldo. L'evento si è tenuto mercoledì 15 giugno a Caltanissetta presso la sala conferenze della Banca Sicana. A sponsorizzare l'evento l'imprenditore Jonathan Cazzetta, centro oculistico Nisseno, a dimostrazione che gli imprenditori sono sensibili nel portare avanti le iniziative del territorio, soprattutto se riguardano scopi umanitari. Mariella Buono ha scritto delle favole per aiutare i bambini di Sumi in Ucraina. Tutti i proventi andranno a loro. Questo libro è dedicato ad Andrea Busso, un editore torinese, ed è lui e sua madre Vilma, una carissima amica di Mariella, che lo hanno pubblicato. Andrea è sposato con Giulia, una ragazza ucraina. Vivevano a Sumi, distrutta dalle bombe. Hanno vissuto 3 settimane lottando tra la vita e la morte, senza cibo, elettricità e con temperature sotto lo zero. Sua madre Vilma Zanelli, una giornalista e direttrice editoriale, ha fatto l'impossibile con i suoi appelli su giornali e social per salvarli. Andrea è riuscito a scappare con la moglie senza nessun aiuto ed è arrivato a Varsavia lontano dalle bombe. Andrea ha lottato con la morte ed ha vinto. La nostra speranza è che la guerra finisca al più presto per non vedere più scorrere sangue e lacrime di bambini, donne e uomini del popolo ucraino, dichiara Mariella Buono. L'evento alla Banca Sicana è stato moderato da Michele Bruccheri, giornalista e direttore del giornale La Voce del Nisseno. Sono intervenuti Giuseppe Di Forti, presidente della banca, Cristina Laimo, presidente Federazione ADA, Gabriella Marchese, Michele Falzone, presidente dell'associazione Un gesso per un sorriso di San Cataldo, la scrittrice Mariella Buono e l'imprenditore Jonathan Cazzetta. Jonathan Cazzetta, responsabile del centro oculistico Nisseno, oggi qui presso la Banca Sicana per la presentazione del libro di Mariella Buono, Le fiabe di Sumi. Perché questa intesa tra l'imprenditoria e la cultura, quindi i libri e soprattutto la solidarietà? Beh, perché come imprenditore e come retaggio, il fatto di essere molto concreto mi avvicino molto a questa iniziativa umanitaria, specie quando fanno capo a delle problematiche, delle tematiche che in questo periodo stanno affliggendo veramente la storia umana. In più, da imprenditore mi va di fare qualcosa non solo per questi bambini a cui verrà destinato il provento della vendita di questi libri, ma soprattutto perché il resto dei libri verranno in ogni caso donati a bambini locali. Questo ci consente di fare la nostra parte in maniera pratica, visto che noi siamo imprenditori nel nostro territorio. A me piace fare imprenditoria nel mio di territorio. Ecco, con il... Presidente Di Forti, siamo presso la sede centrale della Banca Sicana, dove si presenta il libro di Mariella Buono. Ecco, la banca, oltre ad essere banca, quindi sul versante economico, ha sposato da sempre la filosofia della cultura e della solidarietà. Perché? Perché Banca Sicana è una banca di credito cooperativo ed è una banca del territorio, quindi prima ancora di essere banca ha a cuore le sorti delle comunità che serve, in particolare sotto il profilo culturale, sotto il profilo umano. Noi seguiamo la crescita, questo è il motivo per il quale sposiamo appieno questa iniziativa che ha carattere umanitario e ci consente di dare un momento di crescita e di attenzione alla nostra comunità. Ecco, ci saranno anche altre iniziative in tal senso? Io so che la banca programma nel corso del tempo tante manifestazioni. Le iniziative sono tante, la cosa bella è che poi le iniziative anche si moltiplicano per imitazione, ed è quello che stiamo facendo come Banca Sicana e come Fondazione Sicana. Quindi la cosa bella è che molti imprenditori, molte realtà del territorio si avvicinano a noi proprio perché comprendono lo spirito e sposano la nostra missione sul territorio, e riusciamo a realizzare sinergicamente queste iniziative per il territorio. Un'ultima domanda: a fine marzo la banca ha ricevuto un prestigioso riconoscimento a Milano, ce ne parla? Sì, abbiamo avuto siamo stati destinatari del Best Bank Italy Eccellenza Regionale Sicilia nell'ambito di una classifica nazionale che ogni anno Milano Finanza effettua sugli istituti di credito di tutta Italia. Per la Sicilia siamo risultati primi da un punto di vista tecnico e questo ci ha gratificato molto, anche perché fa giustizia di un lavoro anche di raffinamento che è stato fatto e del riposizionamento della banca negli ultimi anni. Fiabe per Sumi è il tuo ultimo libro, che è legato a una storia dell'Ucraina. Ci puoi dare dei dettagli?
Sì, Fiabe per Sumi è un'iniziativa umanitaria e questo piccolo volume è stato pubblicato dalla casa editrice Gusto Italiano di Vilma Zanelli, direttore editoriale, Andrea Busso l'editore. Sì, ha una relazione perché questo libro è dedicato ad Andrea proprio perché lui è sposato con una ragazza ucraina, Giulia, ed è stato 22 giorni sotto le bombe ucraine. I convogli umanitari non sono potuti arrivare perché Sumi si trova ai confini della Russia e grazie al suo coraggio dopo 22 giorni è potuto scappare e salvare la sua famiglia. Un viaggio di 7 giorni è arrivato a Torino e ha potuto riabbracciare la madre. So che i proventi sono tutti integralmente devoluti in favore dell'Ucraina, è vero? Sì, certo, la casa editrice stessa, ci siamo messi d'accordo, lei mi ha proposto di scrivere una favola per la guerra, io ho scritto un piccolo racconto dove si intitola Il lungo cammino di Andri e così abbiamo raccolto fiabe e questo piccolo racconto e la casa editrice Gusto Italiano di Andrea Busso ha pubblicato questo piccolo volume e tutti i proventi sono andati e andranno ai bambini ucraini. Oggi si presenta qui a Caltanissetta presso la sede della Banca Sicana, so che ci sono state altre presentazioni, qual è il bilancio? E posso dire che sono molto soddisfatta anche stasera, grazie al presidente della Banca Sicana Giuseppe Di Forti che ha preso a cuore e accettato questa iniziativa umanitaria per i bambini ucraini, ma anche grazie al centro oculistico Nisseno di Jonathan Necazzetta, che con orgoglio posso dire mio figlio, che generosamente ha contribuito pure a questa iniziativa umanitaria. Ecco, possiamo a conclusione dire anche qual è il parterre di questa presentazione odierna qui a Caltanissetta? Allora, il moderatore è il grandissimo amico mio, Michele Bruccheri, il direttore del giornale La Voce del Nisseno, sempre disponibile alle iniziative umanitarie. Cristina Laimo, una carissima amica mia che subito ha accettato questa iniziativa, il presidente dell'associazione Un Gesto Un Sorriso di Michele Falzone. E poi la dottoressa Gabriella Marchese, la psicologa che ha accettato pure e che io ringrazio tutti di cuore. Buono. Qual è l'obiettivo che si pone questo tuo libro? Ha un duplice obiettivo, uno quello di aiutare i bambini e l'altro quello di volere la pace, perché la guerra è un crimine, è uccidere i bambini, è un sacrilegio. In nome chiediamo pace, in nome di tutte quelle persone, di tutti quei bambini che sono morti a causa della guerra, di tutte quelle persone, di tutti quei padri, quelle madri, quei figli, quei fratelli che hanno perso la vita per la guerra. Vogliamo la pace perché, come ho detto prima, la guerra è un crimine e uccidere i bambini è un sacrilegio. Fiabe per Sumi della scrittrice Mariella Buona a Caltanissetta presso la sede della Banca Sicana. Presente oggi anche l'ADA con la sua presidente provinciale Maria Cristina Alaimo. Ecco, che significa essere presente in un evento culturale come questo? Allora, significa innanzitutto cercare di creare una sinergia tra associazioni e questo, quello che Mariella Buona come sempre a livello sociale sta facendo, non solo su questo libro, ma io ho avuto modo anche di presentare diversi altri libri di Mariella e tutti sono improntati sul sociale. Questo a noi ci appartiene tantissimo, per cui la ringrazio, è un modo per creare questa sinergia sia come associazione, ma lei è, diciamo, a livello proprio di profondità, a livello di sociale, riporta tutto nei libri, per cui mi fa molto piacere e sono onorata a presentare i libri di Mariella Buono. Presidente Alaimo, lei è di Sera di Falco, so che c'è una voglia di presentarlo proprio lì, magari non possiamo anticipare sì. Tutti i dettagli, ma possiamo dire da poco che è stato aperto un centro diurno a Sera di Falco e ancora non possiamo assolutamente anticipare nulla, però la mia intenzione è quella dell'associazione ADA con la referente Inza Di Faccio di Sera di Falco, è proprio quella di creare un evento per coinvolgere anche i nostri anziani del territorio.